Allora, una bella mattina, una bella mattinata di testimonianza, soprattutto quella che avete dato a questi ragazzi del liceo di San Giovanni Valdarno. Vi hanno anche ringraziato perché il messaggio che da voi è arrivato è stato quello di non perdere mai la speranza e di andare avanti con forza. Sì, soprattutto ringraziamo noi perché ci hanno invitato. Il nostro messaggio doveva essere proprio questo. Quando pensi che tutto sia finito, forse allora è invece che comincia la vita, comincia diversa, comincia da obiettivi diversi, da angolature diverse se vogliamo, però il messaggio che volevamo passare era proprio questo, cioè che niente, nulla si può dire mai alla fine, si può sempre ricominciare, ci si può anche migliorare, non solo, perché la nostra disabilità non deve essere un espediente per dire ok, io sono così, e quindi mi agio, assolutamente no, anzi, dobbiamo far credere e dobbiamo fargli vedere, soprattutto non far credere, far vedere che ci si può fare con tutte le difficoltà che si possono incontrare su questo mondo. Ecco, un altro messaggio bellissimo è stato anche quello, la disabilità secondo voi, ed è così, è solo negli occhi di chi guarda. Sì, assolutamente, la disabilità è da chi la vede come la vede. Perché se noi vogliamo, mi riesco a approcciarmi con tantissime persone, molti mi dicono, Giusy, noi non vediamo la sedietta, ma vediamo te. Questo è importante. Invece ancora purtroppo, perché c'è poca informazione, secondo il mio punto di vista, c'è poche strutture in cui si può commentare, ci si può confrontare, ci si può portare delle testimonianze, perché poi alla fin fine sono quelle a farti credere che la disabilità è solo negli occhi di chi la vede. Forse c'è anche molta paura. Sì, tanta paura, perché purtroppo il male spaventa, il male è un deterrente e quindi fai ok, non la vedo, non lo guardo e quindi non mi tocca, non mi può toccare, mi scosto. È un po' come se vedi un ostacolo, pensi che sia insormontabile, quindi fai retromarcia e te ne vai da un'altra parte. La disabilità è un po' così. Non sei curioso di chiedere, di affrontarla. È questo. E anche molta cultura ancora. Ma soprattutto io vedo che è qui in Italia. Perché se noi ci spostiamo negli altri paesi già è cambiato il metodo, è cambiato tante cose. Ecco, il tuo è stato un problema legato a una malattia, vero? Il mio è stato un problema prettamente legato alla malattia, anche se prima io avevo avuto quei due tumori midollari, però già c'era e preesistente questa malattia, e quindi sappiamo bene che è una malattia che è subdola, ti colpisce, ti attacca e non ti dice niente. Ad oggi purtroppo abbiamo solo dei farmaci che ti possono, diciamo, forse allevare, cioè un vero farmaco per la sclerosi ad oggi non c'è, ci stanno lavorando, si spera sempre che un giorno riescano a trovare qualcosa di più concreto, perché essendo una malattia immunologica e quindi tutti i trattamenti sono fatti da immunosoppressori, di conseguenza diciamo che tamponano. Ti possono bloccare, ti possono arrestare in alcuni casi rari, però non ci sono farmaci in definitiva, purtroppo ad oggi. Ecco, nel tuo caso invece si è trattato di una cosa ancora più repentina, ovvero sia un incidente stradale. Sì, nel mio caso è stato un incidente stradale in moto e tempo di 10 secondi mi ha cambiato la vita. Da poter fare tutto mi sono ritrovato su una carrozzina. E quello che voglio far capire io è che la disabilità la paragono come a una gabbia, come a un acquario, che comunque sia un leone in gabbia ben nutrito e ben tenuto, o anche un pesce in un acquario ben nutrito, tenuto pulito e tutto, ma è sempre confinato e ha sempre bisogno di qualcuno per andare avanti. E così è un po' la disabilità,
e bisogna sempre chiedere aiuto. Spesso non è facile, però dobbiamo adattarci e farci forza nel chiedere questo, perché le barriere non sono solo architettoniche, ma soprattutto sono mentali e sono giornaliere, perché i problemi non... cioè, la carrozzina è l'ultimo problema, perché alla fine con delle persone accanto tutto puoi fare, però è proprio vivere la quotidianità che è dura e che secondo me è per questo che i disabili sono diciamo strana, meravigliosa gente che lotta per non essere emarginata. Ecco, infatti l'aspetto che mettevi tu prima in evidenza è il rischio della solitudine, no? Sì. Perché nel tuo caso molti amici o pseudofali hanno pensato bene di defilarsi dopo l'accaduto. Sì, praticamente quasi tutti. Sono rimasti veramente due o tre amici e basta. E questo rende tutto più difficile anche. Sì. È la parte che ti rende anche più fragile, perché non puoi sempre sfogarti con i genitori, hai bisogno anche di persone esterne, hai bisogno di vivere fuori dalle mura domestiche, e se però non hai un amico, non hai qualcuno che ti supporta, da solo non ce la puoi fare. E poi sono arrivati gli amici di Delfosub. Poi sono arrivati gli amici di Delfosub che per loro non vedono la carrozzina, non vedono il problema delle scale, non vedono proprio il problema. Ti vedono come persona, come Maurizio. La disabilità proprio non gliene frega niente, anzi, ti aiutano a sorpassarla e ti danno coraggio. Senti, ma la prima volta che sei andata a fare un'immersione? La prima volta è stata emozionante, la prima volta in assoluto, vabbè, ho provato a respirare sott'acqua con gli erogatori in piscina, perché non ero convinto di riuscirci. Dopodiché abbiamo iniziato in piscina, poi la prima volta in mare a Livorno e poi direttamente a Sharm, e da lì si è aperto un mondo. E vabbè, ho preso il brevetto Open e poi... adesso stiamo andando avanti per prendere il brevetto Advanced per poter arrivare a profondità più alte e poter fare esperienze nuove. E io mi lancio in queste sfide perché mi diverto anche.